Allora, su Fabio, questa lunga amicizia di poco, dico soltanto che ogni volta che io gli ho fatto leggere i miei libri, lui ha illuminato, che ha fasci di luce, insomma, veramente olimpica, interpretandoli sempre in un modo originale. Quindi a questo punto sono anch'io curioso di sapere esattamente che cosa dice questo romanzo, che ha tra l'altro, scusate, lo dico prima. Allora, davanti a me c'è Nicola Perucca. Chi è Nicola Perucca? È l'autore di questo capolavoro, che si intitola La parte nascosta, che fa l'illustrazione del mio libro. Devo dire che è una delle opere più belle dell'editore della Spezia, che sta accanto alla mia lettrice Simona Albano, che dopo leggerà alcune cose, quindi c'è un pezzo, una rappresentanza della Spezia. Della Qui Liguria. della Liguria, che naturalmente adesso non voglio fare il critico d'arte per illustrare quest'opera, però qui appunto si vede naturalmente una enorme, vertiginosa, quasi apocalittica cascata d'acqua che trascina con sé anche degli elementi un po' antropomorfici che si vedono e si intravedono. Sentito la parte nascosta sopra questa enorme rigurgito d'acqua, cascata d'acqua, specie di tsunami, naturalmente che fa un paio con legata alle crepe del paradiso, si vede però una finestra che dà verso la luce. E da questa finestra, da questo interno luminoso, c'è lo scroscio dell'acqua, naturalmente come puoi capitare con cuore, questa stupenda opera, di cui l'originale, caro Nicola, dov'è? Era una collezionista di Sarzana, vicino a Spezia, l'ha acquisito 2 o 3 anni fa, insomma. Fortunata lei. Fortunata lei, e questo fa parte dei primi complimenti a questo libro, perché ha un formato, anche se è un lettore molto leggero, molto messo, è molto azzurro, come si dice. Ecco, fatto questo elogio, ovviamente, alla copertina del libro, sono stato fortunato per aver scelto, anche grazie a Simona Albano, che Spezzina me l'ha consigliato attualmente. Grande fan e stimatrice di Nicola. Possiamo iniziare, insomma, a parlare di Nicola. Magari, secondo voi, insomma, quanto vuoi. Quando vedo che le palle cominciano ad essere grazie. Ma allora, tanto che quando io presento un libro di Roberto, in particolare un libro di prosa, narrativa, ah, giusto, serve un Sì, po'. Una delle cose che funziona. Presentare un libro di Roberto è sempre un grosso rischio, perché anche per me, nonostante le cose esagerate, secondo me, che ha detto, è sempre comunque un'impresa, un modo per violarlo, perché non solo la scrittura per cui cercherò di dire qualcosa nel mio stile, ma soprattutto le tematiche affrontate sono al limite dell'indicibile e sicuramente dello scrivibile. In questo suo ultimo lavoro ha superato veramente se stesso. Io non credo di esagerare. Certo, non posso negare di essere di parte, questo è evidente. Però le cose che ti appassionano ti inducono a essere di parte, non puoi non essere di parte. Però con una visione anche distaccata dal contesto, dallo sfondo, di ciò che c'è di altro. Questo è un libro che io credo, questo non ci siamo confrontati molto, ma del tutto. Si è frutto di una lunghissima gestazione, così della vita, poi perché solo quando hai una vita super intensa, sia da un punto di vista letterario, culturale, filosofico, Roberto, dicevamo prima, è un autore di libri di filosofia, di grande spessore, ma solo alla fine, non alla fine della vita biologica, solo alla fine di un lungo percorso di formazione, di esperienza, puoi toccare. Uno dei temi, non voglio dire l'unico, ma forse il tema centrale di questo libro, che io mi sono permesso, ogni tanto mi piace giocare con le opere, non solo con i libri, con le opere che amo, provare a intitolarmi, ma non per contestare il titolo che è stato dato, che secondo me non poteva essere più azzeccato, ma per provare a vedere se il titolo può essere, come dire, prismaticamente detto in un modo diverso per tenere fede al nucleo tematico di fondo. E io, a me è venuta questa ipotesi, così.
la cognizione della morte, che è anche banale se volete, del noto libro di un grande scrittore lombardo, è una specie di iniziazione, diciamo così, tra i tanti temi che si intersecano, si susseguono, si interrompono, sanno poi riprendersi. Cioè sicuramente il tema dell'ingresso della morte, cioè il titolo di Decreto del Paradiso, inevitabilmente, poi naturalmente bellissima iconografia che c'è, diciamo così, che non poteva essere anche qua più azzeccata, fanno pensare a qualcosa che si rompe dall'alto, che cede dall'alto e che crolla su chi sta sotto. In effetti c'è tra ognuno degli 11 capitoli che costituiscono l'impalcatura, l'architettura del libro, ci sono degli inserti, diciamo così, lirici, mi limito a dire lirici, si potrebbe dire, credo senza azzardare, anche poetici, che alludono, che evocano in maniera sempre più focalizzata il cedimento di qualcosa che dovrebbe essere collocato in una posizione trascendente, il paradiso, che non ce la fa più a tenere. Però in realtà, leggendo, entrando nel piede della struttura di questo romanzo, si rende conto che più che un cedimento dall'alto, c'è un innalzamento della dimensione del basso materiale, per citare un grande libro di Michael Martin, cioè, come dire, una compenetrazione della dimensione, tra virgolette, bassa, materiale, materica, sensoriale della morte, forse soltanto un contatto con l'esperienza del morire degli altri, naturalmente. Non far toccare con mano il significato di un paradiso, di una promessa di eternità che rimane sempre sullo sfondo. La crepa del paradiso può venire soltanto se l'impeto che la provoca può arrivare dal basso non soltanto di una condizione quotidiana, la morte è un quotidiano, non una riflessione per quanto approfondita, profonda, sublime della morte, ma un contatto fisico della morte di un bambino o di un ragazzino, a seconda, all'epoca di un bambino, perché c'è anche un minimo elemento di collocazione storica, di configurazione storica. Siamo negli anni 60, alla fine degli anni 60, ormai non vedo lo scorso secolo, questo ragazzi dovremmo dire preseduti dello scorso millennio, un ragazzo di 15 anni che è portatore di una vocazione a suo malgrado. Il libro esordisce con una vocazione annunciata, la voce narrante adesso racconta di una vocazione che sembra quasi essere sul punto di coronarsi, una vocazione religiosa nel senso proprio quasi letterale del termine. Questo bambino ha una guida spirituale, questa guida spirituale è un personaggio straordinariamente carismatico. Viene caratterizzato come una specie di, non di guru, ma non è solo un sacerdote, una figura diciamo istituzionale, ma è proprio il padre putativo spirituale di cui il bambino molto sensibile, che non è totalmente coincidente, sarebbe banale appiattirlo sulla storia dell'autore. Come in tutte le strategie autobiografiche c'è sempre una sfasatura, un'eccedenza della scrittura del personaggio narrante rispetto alla vita effettiva, effettuale dell'autore. Ma questo bambino, 11 anni, da un lato si trova discluso la possibilità, anzi l'annuncio, di una vocazione sicura, di una vocazione a intraprendere una carriera a tutti gli effetti religiosa e consacrata, dall'altro tutta una serie di esperienze contingenti, ma proprio per questo devastanti, lo avvicinano all'aspetto di cui tendenzialmente l'edificazione, la trascendenza, la teologia non toccano. C'è l'aspetto materiale, gli odori della morte, delle morti reali, delle morti effettive, non soltanto degli esseri umani. Perché in questo libro si parla della morte declinata su tutto ciò che è vivo, forse anche in certi momenti particolarmente vicini al correlativo oggettivo, anche di ciò che non è vivo, ma che testimonia di una vita, paesaggio, luoghi. C'è un capitolo in cui tutto avviene in un ambiente becchettiano, o forse sartriano, un tinello di un prozio, dove si viene una specie di, non so, di palingenesi, di scoperta definitiva che il paradiso non solo può attendere, per citare un film, illo tempore, ma forse non lo vedremo mai, perché di fronte a noi abbiamo
una volta impagliata. Una volta impagliata che lo mio zio, un cacciatore, mette in una posizione importante, questo tirello, dove c'è anche un pianoforte che attira l'attenzione della voce narrante perché ha questa forte spinta per la musica, ma sotto gli occhi vitrei di vetro di questa volta impagliata. E la prozia racconta tutte le disavventure di aver ospitato per anni questa volta, perché noi vediamo, io non so se voi avete esperienza di animali impagliati, mio padre, anche mio padre era cacciatore, e ogni tanto impagliava, però non mammiferi, soltanto uccelli, per fortuna abbiamo questo. Ma effettivamente la prima fase in cui termina il processo di imbalsamamento, come si può dire, imbalsamazione dell'animale, se l'animale di grosse proporzioni produce degli effluvi pesanti e vengono raccontati mentre si consuma una colazione, un momento di condivisione con te, c'è questo continuo abbinamento in quasi tutta la curvatura narrativa del libro di odori effettivamente pesanti, effettivamente allusivi a qualcosa che si sta consumando, che sta fermentando, e sempre abbinati a momenti dove c'è il cibo, dove c'è la bevanda, bevande che fanno capire anche che la collocazione geoculturale del romanzo può essere nato, non viene mai nominato un luogo effettivo, però si intravede, non c'è bisogno di conoscere la storia reale dell'autore per capire che è una città comunque del sud, una grande città colta del sud, e quindi io posso azzardarmi a dire che potrebbe essere una Napoli comunque filtrata attraverso lo sguardo non condizionale. E c'è questo odore di morte che non riguarda solo gli animali, ma anche le piante, per esempio l'odore dell'acqua stagnante dei vasi all'interno delle navate delle chiese, che sono sempre presenti, o delle cappelle mortuarie, l'odore della putrefazione dei fiori abbinati simbolicamente alla purezza, qualcosa che non può deperire, invece che deperisce come. E all'interno di questo percorso, di questo itinerario, potrebbe essere quasi una catarsi, una discesa agli inferi, non voluta dalla voce narrante, ma inevitabilmente, come dire, ricevuta in dono, a cui fa da controcanto la narrazione del suo mentore, della sua guida spirituale, Don Luciano, che è una figura importante, tutt'altro che lasciata indefinita, una figura che emerge prepotentemente, per arrivare poi nell'ultimo, undicesimo capitolo, un'apoteosi, l'ultima predica, il giorno, non a caso, mortuario, il giorno più celebrativo della morte della tradizione cristiana, non solo cattolica, il Venerdì Santo, il sacerdote fa un annuncio che non vi dirò, perché è corretto, un annuncio devastante, che penso possa essere l'ultima picconata adatta a un paradiso che sempre di più è sul punto di cedere. Questo paradiso non viene mai descritto naturalmente nel libro, si lascia alla fantasia, alla sensibilità dell'autore di immaginare cosa possa essere, però ci sono delle prediche o delle riflessioni su prediche di non soltanto del sacerdote di riferimento, ma anche di altri, che fanno capire che il paradiso fondamentalmente è la negazione della musica, che il vero tema che sta al centro di tutto questo percorso iniziatico, forse non è esagerato dire iniziatico, è la fuga di fronte al nulla che ci si parerebbe davanti, ci si sospenderebbe se negassimo, dal punto di vista appunto cattolico e religioso, la promessa di eternità. Quindi il paradiso deve essere caratterizzato dalla negazione della morte, dalla totale negazione della morte, l'impossibilità di integrare la morte nella vita, di vivere la vita fino in fondo, ma senza la sempre uccidere nella vita. Questo è un po' il messaggio edificante. In realtà, se da una parte abbiamo questo messaggio, questa guida, questa bussola spirituale, dall'altra parte abbiamo tutta una serie di incontri ravvicinati con la morte, che sono molto più eloquenti nella loro laconicità, nel loro non parlare. La figura del nonno morto, questa cosa l'ho vissuta anch'io, io sono più di un edicolo, che mi conosco, lo sa, figura del Levante. Anch'io ho vissuto delle esperienze di belle funebri in casa mia, in casa di miei, in casa di altri parenti, dove di fronte, intorno alla salma, vengono
vedere tutta una serie di discorsi che almeno due al senso tendono a non a banalizzare la presenza del cadavere, ma a farlo vivere, a coinvolgerlo dal tetto, come se la dipartita della persona non venisse data al cadavere come cosa. Si parla delle questioni quotidiane, di cucina, del cibo, che tendenzialmente fino a che non è dovuto da quel tipo di ambienti, fa fatica ad abbinare, come dire, la futilità, l'apparente futilità del quotidiano con un momento di grande drammaticità. Invece nel libro tutto questo viene costruito, restituito con una capacità evocativa che anche chi non l'ha vissuto può sentirsi la sua pelle. Sto già parlando troppo. Sì, io adesso mi autocensuro, passo la parola all'autore. Andiamo sul dialogo, ovviamente un pochino più appuntilante, perché so che ha scritto anche delle cose bellissime che diventassero una recensione di questo libro, perché ha scritto delle cose che mi ha mandato appunto Fabio. E effettivamente le crepe del paradiso sono veramente per uno che ha vissuto un terremoto, tra l'altro anche a Napoli, nel 1980, io ho visto le pareti della mia casa crepare. E quindi le crepe della casa del paradiso in questo caso naturalmente dato quel senso di come dire, quando si comincia a incrinare appunto nella nostra collana, diciamo, la casa di psiche in maniera grimbertiana, quando comincia appunto comincia a scalfirsi, che c'è quella delle rughe sulle nostre facce, soltanto una metafora di quello che io sostanzialmente dico, qualcosa che comincia a cedere. Solo che la mia scommessa è andare appunto a guardare che cosa ha cominciato a cedere nelle ambizioni, nelle rappresentazioni della nostra infanzia. Questo bambino va dagli 8 agli 11, 12 anni, chiaramente fa il chierichetto, la morte la vede in faccia fisicamente, perché accompagna il prete ai funerali e quindi ha un'esperienza anche fisica, corporea, come dice Fabio la sua osservazione con la morte. Allora la scommessa è di andare a guardare quando è iniziato tutto questo, quando è iniziata la fine della scommessa dell'immortalità, promessaci chiaramente dalle religioni e non solo. A un certo punto c'è un primo grande spezzamento nel bambino, voi sapete che gli spezzamenti sono tanti. Qualcuno dice che il primo spezzamento è nascere, stare così bene dentro, e a un certo punto esce traumaticamente in un modo che ti fa existere, cioè ti fa esistere fuori. Cioè tu vieni fuori, siamo costretti a esistere. Siamo, per un esistenzialista, questa è una parola chiave, no? Praticamente esistere, siamo costretti ad affacciarci al balcone, a sospenderci, con il rischio sempre di cadere. Anche questo è un po' sartriano, ma non, diciamo, amplifichiamo troppo la parte semantica del libro. Il libro lo scorre, questi sono i complimenti che però possono fare, no? Quante belle idee ci sono. Ma come? Naturalmente scorro per un lettore, perché è un libro di narrativa, non è un libro di filosofia. Allora, la scommessa di fare praticamente quando c'è stata la prima grande disillusione, proprio in senso leopardiano, quando c'è stata la fine della più grande illusione, citando Freud, appunto, la fine di mia. Ecco, quando c'è stata questa cosa? A che età? Che cosa mi aspettavo i primi, io, tutti noi, soffrendo le crisi non dell'infanzia, di un'infanzia, quindi il libro ha la pretesa di parlare a nome chiaramente di tutti, altrimenti sarebbe un messaggio privato, non sarebbe niente. Quando è stata la fine della prima grande illusione, il primo grande svezzamento esistenziale? Quando a un certo punto abbiamo cominciato a vedere che tutte le scommesse di immortalità che il mondo, che lo sguardo della madre, lo sguardo del padre, lo sguardo dei fratelli, lo sguardo del mondo, la promessa del giorno, tutto questo francamente cominciava a incontrare i nostri dubbi, non di adulto, ma già di bambino, con i primi segnali. Quindi questo romanzo racconta i primi segnali, le prime crepe, un titolo che potrebbe essere anche le prime crepe del paradiso, che incrinano naturalmente la serenità, la compattezza olimpica della nostra infanzia, avendo io sempre un'immagine comunque bella dell'infanzia, non che poi è andata peggio, ma senz'altro la rappresentazione infantile, la rappresentazione
comunque che parte dalla, partendo dall'amore, l'amore del genitore, l'amore dello sguardo della madre, è chiaro che appunto arriva a pensare che sostanzialmente come ci ha amato la nostra madre, come ci ha allattato la nostra madre, così ci potrà allattare l'universo, così ci potranno allattare gli altri, così ci potrà allattare la società. Non è così. Non soltanto perché di madre ce n'è una sola, ma che appunto la madre è una banalità, ma perché si confonde l'immortalità con l'amore. Cioè se io sono amato da qualcuno che mi ha messo al mondo, vuol dire sostanzialmente che io sono eterno. L'amore dello sguardo della madre mi fa una promessa insieme alla religione di immortalità. Io credo che la morte della madre soltanto, non è soltanto appunto annunciata, muoiono tutti quanti gli altri, ma la madre non muoia, sua madre è costretto la cella della dea, che è un'altra cosa, ma la conto sempre per l'amore, per la figlia della madre è presente. Qui paradossalmente i genitori di questo bambino rimangono vivi, ma tutto il corteo, tutto il mosaico di amici, parenti, bisnonni, tutto questo comincia a cedere nel racconto del bambino. Io vorrei cominciare a leggere un brano, a far leggere Simona Albano un brano, se concordate, la parte iniziale, che è la parte che io definisco alfa. Alfa è poi c'è la parte omega, c'è cioè una parte introduttiva, dove c'è una sorta di primo ricordo. C'è uno psicologo molto importante, si chiama Adler, insieme a Freud, il quale naturalmente parla dell'importanza dei primi ricordi. Il primo ricordo è molto, ancora più importante del sogno ricorrente. Cioè i sogni ricorrenti delineano, radiografano una persona, il sogno ricorrente. Per me che sono amante dei sogni, anche lui e anche Moretti, anche tutta la collana da Moretti, la collana junghiana, dai sogni per bellissima sua importanza. Ecco, però il ricordo, se vuoi come ricordo ricorrente, il primo ricordo non risalgono a un anno, non ce la facciamo, non a due, non ce la facciamo, ma già dai tre ai quattro ci potrebbe essere la bellezza di un qualcosa, in chiave psicologica, sta anche nel fatto che il primo ricordo a volte non è reale, perché come il sogno lo arricchisci con le fantasie postume, con le fantasie successive. Allora qui il primo ricordo è una visione. Il romanzo inizia, come giustamente fa, con una visione del bambino su un piroscafo che sta andando di notte verso un mare oscuro, burrascoso, buio, piovoso. E il bambino non sa dove sta andando, ma questo piroscafo si muove. Dove sono i genitori? Dove sono gli altri? Sono chiusi in cabina a dormire. Questo bambino, per strane ragioni, resta solo sulla prua del piroscafo in una notte piovosa, infradiciandosi. E lui vive al tempo stesso l'angoscia dell'esposizione al mondo, la nascita che è un'esposizione traumatica, e vive appunto l'entusiasmo della libertà rispetto al mondo, di quel mondo che lui dovrà fendere come la prua del piroscafo. Angoscia e entusiasmo sono due passioni che insomma, caratterizzano questo bambino sin nel ricordo iniziale, che racconta che l'hanno fatto. Giusto? Facciamo la prossima, seguendo questa prima visione. E non parlo ancora. Questo primo brano è tratto dal principio della fine. E comunque credo mi sentano anche con questo sottofondo. Sono fiduciosa, esatto. Poi prima del principio e della fine di qualunque storia o di qualsiasi sogno
nel quale potessi essere sfodellato, prima della stessa possibilità di sentirmi parte di una storia, vi erano queste ginocchia sbucciate, questi sandaletti di gomma e le tasche dei miei calzoncini corti completamente vuote, forse di carta, a parte frammenti di conchiglia e il solito cioccolatino spiaccicato nella fodera, disfatto dal calore. Ero sfuggito alle braccia dei miei genitori e traballavo su una pedana di assi di legno bagnato, chiazzata di pozzanghere, che tremava sotto i sandaletti e urlava come sostenuta dai dorsi di un branco di delfini impazziti. Alla debole luce di una lanterna pendolante dalla fiancata del ponte di prua, le pozze d'acqua mi fissavano con decine d'occhi, ammiccando con un misto di complicità e di severità, come mi sorridessero e mi ammonissero nello stesso tempo. Vai pure, ma va da te. Su, avanti, ma stai attento. Io annaspavo nell'aperto, diventato all'improvviso immenso, impregnato di goccioline che mi schiaffeggiavano la fronte e il petto e sempre più attraversato da un muro di vento imponente. Testardo. La lanterna, chiusa in una gabbia di metallo, dondolava e picchiava contro il bordo del parapetto a rintocchi secchi e irregolari, inondando la pedana di un chiarore frattagliato, oscillante come getto di luce ad un taglio di un faro che mi volesse inseguire. Avanzavo a zigzag, cercando le zone d'ombra, per sfuggire a quel reticolo di luce che balenava contro la mia sagoma, flagellata da gocce oblique nel vento, e pareva braccarmi per inconsegnarmi ai genitori. Potevo gettarmi carbone, procedendo a quattro zampe, con la testa da diete e le mani sulle assi inondate, e impunearmi nella muraglia del vento, penetrandola senza vacillare, con una resistenza minore. Ma preferivo nuotare così, in piedi, agitando le braccia come pale di mulino, nel vento sempre più ruggente, sentirne la spinta inesorabile sul petto, negli occhi, tra i capelli, e quella fresca, pungente violenza di sale marino che mi incollava la maglietta al petto, mi toglieva il respiro e mi passava da parte a parte. Il ponte di prua del piroscafo era vasto e deserto, come la pista umida di un aeroporto di notte, sotto un temporale. La luce della lanterna illuminava a tratti un enorme biscione di corda arrotolato al collo di un lucido mostro d'acciaio addormentato, con tre teste a punta inclinate sul parapetto. Una lingua di mare, a un tratto, mi avanzò sotto i piedi, schiumeggiando fino all'altra fiancata del ponte, contro la porta chiusa delle cabine, per poi retrocedere. Man mano che avanzavo su quella pedana sparsa di sale e sapone, percepivo nel fragore del mare sibili nuovi, fischi e cigolii, stridii di assi di legno sotto le mie suole, crepitini e schianti. Ma il vento stesso pareva urlarmi nelle orecchie qualcosa, non con una, ma con mille voci di donne, uomini, bambini, animali parlanti, nonni, e anche mostri marini, balenotte, sirene. Tutti volevano dirmi qualcosa, blandirmi, incalzarmi, ammonirmi, minacciarmi. Tutti mi dicevano, vai avanti, ma vada a te, forza, avanti, ma stai attento. Ma già dinanzi a me vedevo la punta della prua che si abbassava e si risollevava, lasciandomi di volta in volta intravedere la schiuma argentea, i cavalloni a rondolo, verso cui inesorabilmente scivolavo, e poi chiudermi la visuale del mare. Mi si apriva allora, tuttavia, quella di un cielo nero talmente alto, sopra la punta del piroscafo, da farmi indugiare per qualche secondo con la testa alzata e la bocca aperta, a inghiottire quel misto di pioggia e mare. Poi la prua ricadeva con un tonfo tra le onde e io rischiavo di sbruciolare
all'indietro sul ponte di prua che mi vedeva unico passeggero. Ma io ho tantissime cose da dire, ma è sempre imbarazzante perché il libro che deve dire, il lettore deve confrontarsi, non è facile perché il tema è trattato, forse il più rimosso della storia, ma in assoluto in particolare occidentale, in particolare contemporanea. Se c'è proprio qualcosa che non è compatibile, conciliabile con i miti d'oggi, diciamo così, degli ultimi 100 anni, quello è l'esperienza della morte. In tutte le sue manifestazioni satellitari, sogni, secondo io, mi è venuta tutta una serie di collegamenti, soprattutto opere letterarie, ma non ne ho trovato più una che affrontasse così di petto il tema dell'incontro fisico, della morte dell'altro, del grande altro, del piccolo altro, indipendentemente dalla carne. E ci sono tanti romanzi nella tradizione del canone occidentale che si orgono, che si avventurano, ma questo è un libro proprio costruito intorno al tema della morte, messo in relazione con una promessa di salvezza. Ma il tema della putrefazione, che è spesso presente, come dicevo prima, a livello quasi fisico, anzi molto fisico, olfattivo, sicuramente olfattivo, lo riceviamo attraverso una forte proiezione olfattiva, poi si trasferisce dall'olfatto all'immaginazione. Immaginiamo qualcosa di più. Pochi di noi immaginano che avranno avuto a che fare con un contatto diretto, con un certo tipo di esperienza della morte dell'altro, umano o non umano che sia. E quindi è più facile immaginarsi questa cosa. Questa riflessione sul rapporto tra la morte come putrefazione e diciamo così, la rara possibilità che ci siano incontri effettivi delle persone comuni con la putrefazione viene trattata da Giorgio Bataille, che è uno degli autori più vicini alla sensibilità, anzi a cui Roberto si è dedicato di più, che sente più vicino alle sue corde. Nell'erotismo Bataille, nelle ultime ore, fa tutta una riflessione straordinaria sul rapporto tra putrefazione del cadavere e dimensione estrema dell'oscenità erotica. Quindi la putrefazione che si incontra, che fa un po' da sfondo, da basso continuo di tutti gli 11 capitoli, che sono anche 11 blocchi narrativi, in qualche modo a sé stanti, ma tutti contribuiscono a intrecciarsi, ad annodarsi, non è soltanto una dissoluzione, cioè bisogna evitare di pensare che questa putrefazione sia una specie di pietra tombale sulla speranza, perché letta in trasparenza da un punto di vista sicuramente dell'antropologia dell'erotismo di Bataille, ma anche dal punto di vista di Indiano, visto che non dimentichiamoci anche la cornice editoriale in cui quest'ultimo romanzo di Roberto Canfi è inserito, una collana della casa editrice che forse è unica in Italia, io non sono in Italia, lo dico per piaggeria, ha messo al centro, diciamo così, l'approfondimento, la conoscenza di alto livello, diciamo, della tradizione junghiana in senso lato, quindi sicuramente Carl Gustav Jung, ma anche molto di ciò che lo precede, lo rende possibile, molto di ciò che ne discende, e nella tradizione alchemica junghiana, cioè nell'interpretazione del processo alchemico junghiano, il primo momento dell'opus alchemico è considerato anche più importante, ed è quello della libretto, che negli antichi testi, diciamo così, dell'alchimia di cui lui si nutriva, si lasciava tradurre dalle lingue più remote, dai suoi collaboratori, soprattutto dalle sue collaboratrici, si lasciava tradurre in tedesco, è il momento dell'allineamento, il momento iniziale del processo, quindi dell'allineamento, si chiama anche putrefazione. Quindi la putrefazione è il momento che innesca la grande trasformazione, che dal punto di vista chiaramente della psicodinamica, della metapsicologia junghiana, prelude al processo di individuazione, cioè al processo di completamento delle nostre possibilità, di essere ciò che già siamo, ma ancora non siamo diventati. Quindi la putrefazione è fondamentale, se non la prendiamo alla lettera, ma la leggiamo in trasparenza, per citare James Tillman, come una fase inevitabile di annerimento, di discesa nelle profondità, nelle viscere
della condizione della gettatezza umana come un elemento propulsore e insostituibile per diventare ciò che si è, che non si può evitare. Un'intera civiltà costruita intorno alla rimozione di questo, da un punto di vista di questa lettura lunghiana del processo alchemico, è una civiltà mutila, una civiltà nichilista, non nel senso, diciamo così, di senso comune, una civiltà che si tarpa le anime di poter affrontare una trasformazione collettiva, individuale, in grado di farci essere ciò che siamo e di integrare la dimensione della morte come fondamentale componente della vita. La morte non è l'altro della vita, ma la morte è ciò che rende possibile la vita. E diciamo che la vita è ciò che conferma la possibilità della morte. Ma sono tutte tematiche che, nel senso alcune, non solo muovono la strada, ma anche di tante persone impegnate intellettualmente, non vengono recepite. Perché c'è qualcosa che ci getta così. Io dovessi citare una tonalità emotiva, per fare il filone heideggeriano del primo anno del esistenzialismo, che mi suscita, ma che mi invita a scendere ancora di più, a godere ancora di più di questa esperienza, come ripeto, iniziata, che è il senso del disgusto. E non sto dicendo che sia un romanzo disgustoso, altro che un romanzo veramente, a me non piace fare riferimento, a un'opera è importante, non ha bisogno di essere integrata con il riferimento, però dentro nella mia riflessione, così mi sono permesso di sottoporre, di donare a Roberto, ho fatto dei riferimenti, c'è sicuramente da qualche parte, ma poi sta il lettore a scoprire dove. Io non dichiaro dove, nel punto preciso. C'è un riferimento all'episodio della morte dello Starez Sozima, nella terza parte del settimo libro, del primo capitolo, della settima parte della settima sezione dei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, l'esposizione della salma del mistico, che nel giro di un tempo esageratamente ridotto comincia a emanare cattivi odori, e questo episodio non è soltanto un video riportato da Dostoevskij che sotto colore del Karamazov, un episodio così marginale, io penso che possa essere una delle chiavi di lettura più interessanti del significato complessivo dell'opera. Se una guida spirituale con lo spessore della portata di uno Starez, come Sozima, come dire, viene esibito per metterlo a disposizione dei suoi fedeli, dei suoi seguaci, dei suoi allievi, e comincia un processo di trasmutazione alchemica che parte appunto dal nero, della nerificazione, della putrefazione, da un punto di vista cristiano, in questo caso non cattolico, perché parliamo della cultura slava, russa, slavofila, ha un significato ancora più inquietante. Ci sono Dostoevskij racconta in questo episodio dello Starezza Sozima come i detrattori, i nemici, non soltanto atei, non soltanto nichilisti, atei, ma anche religiosi, ma di corrente alta o opposta a quella degli Starezza, vedono nella portazione anticipata del corpo del sant'uomo una prova della sua non santità. Quindi il paradiso si crepa quando una presunta santità esibita in realtà emana un volenzo di putrefazione. Ma questa putrefazione non deve essere letteralizzata come qualcosa che toglie senso o fa senso, nel senso brutto del termine, ma deve essere colta, dovrebbe, un suggerimento, come un primo percorso fondamentale all'interno di un opus, di una strada che anche inconsciamente ognuno di noi si trova a percorrere, che parte proprio dalla nidificazione, dall'integrazione dell'ombra, della morte. La morte non è solo un'idea, non è soltanto una teoria o una dottrina, è qualcosa che si deve poter anche saper avvicinare al corpo. C'è molto nella scrittura di Roberto, c'è molto la dimensione del corpo, sembra quasi che sia il corpo che riesce a raccontare attraverso il linguaggio. Il linguaggio si fa corpo e il corpo si, come dire, diventa un corpo sottile per restare sempre nell'ambito della teoria, un corpo immaginativo, un corpo immaginare. Io mi fermo di nuovo qua perché mi resto di quindi probabilmente poi lui sfonda la porta, come dire, momentaneamente aperta dell'alchimia nell'ayurvedismo, appunto, non solo, insomma, la lettura del romanzo potrebbe anche essere
da questo punto di vista, in effetti la putrefazione, detta così, nel romanzo è molto più leggero, perché sono sempre un figlio di Mirabello, per cui per me l'ironia, il grottesco, l'umorismo fanno la carta, altrimenti non accetto una letteratura depressiva in tutti i sensi, anche se sono figlio di Beckett, ma per me neanche Beckett era depressivo, perché poi si attraversa, no? Come in psicologia, si attraversa la depressione. L'importante è che la persona non ti stia davanti, ma la tua mente ti stia o alle spalle o la stai attraversando. Questo ormai è un attraversamento da partire, come dice lui, dalla morte, non come fine, ma come principio. Cioè il principio vuol dire iniziare da lì, perché di solito, dal punto di vista cristiano, la morte è la fine. Da qui però poi ci scatta la risurrezione e tutto il resto. Ma sostanzialmente gli stessi cristiani hanno una concezione un po' putrefatta della morte. Il corpo viene fuori. Si dice che il cristianesimo eredita la concezione del corpo addirittura ebraica, comunque forte, altro che spirito. E invece in altre religioni, soprattutto nell'Oriente, c'è qualcosa di diverso, no? Soltanto praticamente la morte fa parte della vita, ma addirittura si può dire a partire dalla morte. Anche l'affermazione di Heidegger, essere per la morte, io l'ho sempre tradotta, essere dalla morte. Cioè a partire da complemento di moto da luogo. Ecco perché si potrebbe effettivamente fare questa lettura un po' alchemica, senza entrare in troppe difficoltà. Cioè il romanzo poi ha uno stile, io voglio fare uno stile leggero su tematiche, che leggere non sono. Cosa vuol dire a partire dalla morte, a partire dal corpo sostanzialmente? Vuol dire che vivere la scommessa di una trasformazione, alchemica o alchemica, al di fuori del diktat religioso. Cioè noi nella religione appunto cristiana cosa facciamo? Chiaramente che si risolve tutto, almeno ai miei tempi, mi fa con la risurrezione. La risurrezione tra l'altro dice dei corpi, non a caso, non risurrezione dello spirito, risurrezione dei corpi. Ora, quello è un punto finale, cioè un punto finale che però sa molto di mortale. Paradossalmente, l'esorcismo della morte diventa ancora più mortale rispetto a tutti. È mortifero, dice mortifero rispetto. Per cui, a partire da lì, attraversamento, la narrativa è peripezia, quindi il chierichetto Alessio vive una peripezia attraverso, possiamo dire, dolore, no, attraverso il trauma. La meraviglia, lo stupore di quello che sta accadendo, che è contrario, ma controcorrente rispetto alle promesse. Quindi c'è una felicità che vada appunto al di là di questa morte come scopo e che quindi veda la morte come un punto di partenza. Questa è la scommessa. Il romanzo parte da un il principio della fine, che è la prima parte. All'ultimo capitolo che è la fine del principio. Cioè noi siamo troppo legati alla fine del principio, più che al principio della fine. Cioè, noi siamo legati tutto cominciò a finire. Io dico così, scrivo, tutto cominciò a finire. E poi tutto finì di cominciare. Questa è la scommessa, perché ogni volta che noi sconcentriamo troppo l'esistenza, quindi partiamo dalla fine, dal principio, dall'origine, supponiamo che questa origine vada verso un telos, quindi appunto uno scopo finale, no? Apocalisse, telos. Ecco, questa è la mentalità che forse lo stesso Pirichetti, interpretato dall'adulto, cerca di smantellare. Ma perché io devo sempre partire dal principio, come se questo principio mi portasse esattamente verso la fine? La storia, una storia, la storia della mia vita, è una gabbia. Sostanzialmente. Allora la fine del principio è naturalmente è la fine del pensiero dell'origine. Questo lo spiegherò anche un po' da Severino, ma non facciamo più la fine dell'origine vuol dire la fine dell'illusione che noi siamo sostanzialmente nati quando siamo nati. E noi non c'eravamo prima e non ci saremo dopo. Non è un discorso delirante. Ma fateci caso che molto pessimismo, anche il tipo cristiano, parte proprio da questo fatto di sentirci originati. Sostanzialmente questo è un po' incompatibile con la felicità.
rispetto alla scommessa del dire noi siamo da sempre. E se siamo stati da sempre, in qualche modo, questo potrebbe essere vero, è chiaro che ciò che è da sempre non è che vede nella morte la fine. E nella putrefazio, appunto, in questo caso, vede il principio del processo alchemico. Ma torniamo sulla terra. Naturalmente volevo fare appunto leggere a Simona un secondo brano che parte che affronta questa esperienza. Cioè, il primo capitolo è quello che vede, è questo prete, questo sacerdote, questa specie di guru, che naturalmente dice e fa capire attraverso quelle che una volta si chiamavano le conversazioni, come dire, dei preti con i loro ragazzini, cerca appunto. Il prete cerca di far capire alla ragazzina, al chierichetto, qual è la sua vocazione. Ora, questo termine, vocazione, che sfila la filosofia, la letteratura, alla sociologia, per esempio, vocazione, è un termine molto, molto impegnativo. Sotto sotto, praticamente, il sacerdote sta dicendo a un bambino di 8, 9, 10 anni come sarà lui da grande. Ora noi come siamo da grande non dovremmo sapere, soprattutto se ce lo dice un altro. Il prete, naturalmente, la parola brutta è plagia, qualcuno ha parlato di plagia leggendo il romanzo. Il prete plagia appunto il chierichetto, facendone già un altro sacerdote sostanzialmente, costringendolo a dare delle risposte che non sono risposte di un bambino. Quindi costringendolo, nel momento stesso in cui lui gli parla di immortalità, di pensare alla morte. Se tu parli a un bambino di immortalità, detto fatto, ogni affermazione è negazione, gli dischiudi l'immaginario della fine. È molto grave, naturalmente, questo, però nella certa educazione religiosa a volte si faceva, questo non è un libro contro l'educazione cattolica. È un libro contro chi si arroga il diritto di vocarti o di dirti che tu sei invocato, cioè chiamato. Chi è che mi sta chiamando? C'è un'altra frase. Chi è che mi sta chiamando? Qualcuno dal cosiddetto paradiso. Ma mi sta chiamando qualcosa o qualcuno dal paradiso in cui io vedo che però c'è qualcosa che non va. Devo credere a questa chiamata? Sono Abramo, sono Ismaele, sono San Paolo. Chiamato. San Paolo almeno cade, ma la chiamata naturalmente fa di lui un vocato. Noi nella volta che stiamo vocati, cioè chiamati, siamo spesso dentro una trappola. E la cosa peggiore a volte è quando siamo vocati nell'amore. Cioè prendiamo tutto il bambino con la cosa prima di gettarlo. Cioè l'amore ci chiama e a questo punto noi possiamo anche essere amati da qualcuno che ci piace. In famiglia, in chiesa, a scuola, io ti chiamo, ma ti chiamo perché ti amo. Basta mettere un chi davanti. Io ti amo e ti chiamo. Io vado da lui, dal guru, perché mi sento amato e allora perdono anche la chiamata. Cos'è il discorso? Ecco, io vorrei leggere questo brano in cui praticamente il sacerdote parla alla chierichetta e per la prima volta mi usa tutti. Dimostra in livello questa parola che è estremamente impegnativa, che lo fa sentire un chiamato. La trovi in questo modo? Sì. Le campane. Questo all'interno del secondo tempo. Non mi si d'accordo. Da il colloquio. Don Luciano spazzò rapidamente col palmo della mano le ultime briciole e mi invitò ad accostarmi un po' di più con la sedia. Mi ritrovai a sfiorare con le mie ginocchia la gamba di gesso e a pochissimi centimetri dai suoi occhi umidi che ora mi fissavano con un'intensità nuova.
Ebbi l'impressione che con i suoi santi occhi di felino mi fissasse come una preda. Sulle sue labbra carnose e sorridenti era attaccata ancora una briciola di Alemania. A me non rimase che chinare il capo e ascoltare la sua voce profonda e nasale che mormorava: «Lo sai che Dio Padre sceglie i suoi servitori?» Annuì col capo: «Come Gesù scelse i suoi 12 apostoli?» Annuì ancora più lungamente: «Gesù è tuo amico e ti vuole bene, Gesù ti osserva. Anche se non te ne accorgi, in questo momento il tuo amico ti osserva.» Gesù mi osservava, ma effettivamente non potevo vederlo avendo le palpebre chiuse. Tuttavia era nel buio dell'anima. Mi rassicurava Don Luciano che dovevo vedere Cristo Redentore, il quale sfoggiava probabilmente i suoi occhi intensi di gatto, per giunta fluorescenti. In fondo a questa sala, in una piega della parete accanto allo scrittorio, vi era un crocifisso in legno d'olivo. È sempre in ombra, ma da quell'ombra Gesù ora ti vede. Lui vede anche al buio, come le luci, pensai. Ti senti osservato da Gesù? Certo, risposi. Ti senti amato da Gesù? Certo, ripetei. Sollevai lo sguardo verso la piega della parete ed effettivamente, tra due vasi con rametti di olivo, ci sovrastava un crocifisso scuro, quasi mimetizzato nel vano ombroso, e mi parve quasi di bestemmiare quel pensiero, come spesso mi accadeva, considerando che il capo di Gesù trafitto dalle spine e crollato verso il basso, come decollato, mai e poi mai avrebbe potuto alzare e indirizzare il suo santo sguardo di moribondo straziato su di me. Ci fu una pausa. Una pendola oscillava da qualche parte. Il fruscio che proveniva da fuori era quello degli pneumatici delle macchine e dei tramvai sulla neve. «E ti senti scelto da Gesù?» domandò Don Luciano soffiandomi il suo alito fresco di pasta del capitano sul viso, con una voce acuta, metallica, che gli usciva di solito dalla gola a suo malgrado quando temeva la risposta. Scelto era una parola che non comprendevo bene. Se Don Luciano avesse precisato subito per cosa, scelto per cosa, avrei capito. Così intuivo solo che per qualche motivo, con la complicità o la mediazione di Don Luciano, un ambasciatore del Santissimo, secondo mia madre, Gesù in persona mi aveva messo gli occhi addosso. «Allora, non te la senti di rispondere?» Comprensibile. La chiamata esige tempi lunghi di risposta, come per Abramo, per Ismaele, per San Paolo. Chi risponde troppo in fretta lo fa per paura o per inerzia, non per vocazione. Vocazione. Don Luciano pronunciò questa parola lentamente, sillabando, come se la bocca gli brillasse di argento fuso. Sai cosa vuol dire? Forse no. Non esattamente. Tu pensi a Gesù? Sì. E ci pensi poco o molto? Molto. E sai perché ci pensi? Non lo so. Se Gesù non ci fosse, credi che potresti pensare a lui? No, non credo. Dunque Gesù esiste? Sì. E se Gesù non pensasse molto a te? Credi che tu potresti pensare molto a lui? Sì, no, cioè, non lo so. Te lo dico io. No, giusto? No, cioè, sì. Gesù è dentro i tuoi pensieri. È lui che ci entra, che prende posto,
non i tuoi pensieri che lo inventano. Ti ha chiamato, tu ne senti la presenza e la voce, la sua parola ti abita, quella croce accanto allo scrittorio è dentro di te, il tuo più grande amico ti chiede di portarla, è questa la vocazione. Drammatizzare una battuta di Woody Allen, non so, poi oggi è domenica, non soltanto io non c'è, ma ho fatto trovare un drammatico con la tua parte. Grazie, scusi. Che ogni tanto ci solleva, sì, da qualcos'altro, insomma. Se ci fosse qualcosa, magari succede intanto. Sì, ma se ci fosse un intervento così rendiamo ancora l'essere di un'altra cosa, perché sì, è complesso. Sì. Posso parlare di una escalation di scene che naturalmente vanno da lì, dal primo stupore, questo forse è il termine di questo romanzo, all'ultimo stupore, che è la disillusione di un proprio coloro che parlano di vocazione non seguono la loro. Quindi la famosa predica, infatti termina con l'omelia di l'ultimo Luciano, l'ultimo momento, giustamente, Fabio non ha fatto lo spoiler, non è già una sorta di climax ascendente della, per non dire, della disillusione. Quindi questo disincanto, ecco, disincanto che lo porta sempre più verso la realtà, al di là dell'incanto che gli è stato raccontato. Mi avete raccontato storie. Io vado al di là di queste storie, ma a questo punto la storia me la invento io. Non voglio vocazione, cioè non voglio essere vocato. Ma questo è il pensiero implicito che fa naturalmente il chierichetto. Quindi se c'è qualche domanda possiamo rispondere naturalmente. Vai Riccardo. Io pensavo che non hai la vocazione del sacerdote sicuramente, ma sono un scrittore, sì. Sono una cosa che siccome tutti mi stanno prestissimo, stavo cercando un'altra cosa. Allora, non è la vocazione del sacerdote, ma quella dello scrittore, sì, questa è la vocazione, un intellettuale che spiega la realtà e impara una comunicazione. Questa è la vocazione laica, per rispondere anche tu, no? La vocazione laica è la vocazione di sentirsi chiamato, ma non da Dio. Io se faccio lo scrittore, cosa posso dire? Sono chiamato da Dio a fare lo scrittore. Evidentemente c'è qualcosa, qualcuno che mi chiama. Naturalmente questo vuol dire, Billman, di cui abbiamo qui degli esperti, con ragazzi come il nostro Fabio Botto, praticamente la vocazione, appunto, in questo caso, questo figlio. Cosa sta facendo? Diceva, parliamo della vocazione laica, sì, praticamente lui faccio lo scrittore, lui mi dice, sono stato chiamato a fare lo scrittore. Ok, sento, è una forma di letteralizzazione, come direbbe prima, è un'interpretazione reale e letterale, come se ci fosse qualcosa di religioso in me nel sentirmi chiamato a scrivere. Ora, da una parte è nobile dire tutto ciò, dall'altro però è molto... è un pochino retorico a dire che io sono stato chiamato, ce lo fanno gli scrittori magari nelle interviste, no? Io da piccolo ho sentito una chiamata, qualcuno mi ha detto tu sarai uno scrittore, non lo so, scendiamo con i piedi un pochino per terra, no? E diciamo che non devo con un psichiatra in sala. Tu hai sbagliato tutta la vita in questo, guarda, te lo dico io, il percorso che devi fare. Allora lo psichiatra sta al prete, all'incinta, perché ti dice, ti inventa un'altra storia, no? Che deve abbandonare tutte le storie precedenti, cioè diciamo che castra tutto il tuo passato.
Questo lo fanno i guru, lo fanno attualmente queste persone che, di cui non ho una grandissima stima. Per cui la domanda della sorella è praticamente interessante. Sì, noi abbiamo una vocazione, insomma, il Imam parla di Gianda, per esempio, no? C'è un destino forse appunto in noi, però io vorrei che fosse un destino senza chiamante. Perché quel chiamante a volte si chiama autorità. L'autorità si può nascondere nel prete, nel maestro, nel psicoterapeuta e nei genitori. L'autorità si può nascondere in chi ci vuole bene. E se loro dicono, guarda, tu sei chiamato da me, ho capito. Mi basta essere amato, come dicevamo ieri presentando Carlo Stropa, praticamente l'amore è uno specchio lucido e non interpretante. Se io amo un figlio, non devo amare interpretandolo e naturalmente catturare da lui aspettandomi qualcosa da lui. L'amore è uno specchio lucido che riflette, ma non giudica. Quando tu ami giudicando e interpretando, si parla di amore ermeneutico, non va tanto bene perché noi resistiamo ad essere interpretati. Tu non sei quello che dici che sia. Accetto il tuo amore, ma basta. L'amore deve essere riconoscimento. Ecco, è probabile quindi questo meno vocazione a cui è chiamato, cioè adesso è chiamato da questo, ci sia già una preinterpretazione. Tenta di fare di Alessio un precotto, come dire, qualcosa di già cucinato in partenza. E quanti bambini veramente sono precotti in partenza? E diventa destino. Ma quella non è che la ghianda di me. Non è un'opposizione come quindi mi pare che ci fosse anche Riccardo Pereira, grande nostro amico, anche del salotto. Buongiorno a tutti e tutti, ciao Roberto. Allora, il mio libro, questo non l'ho ancora detto. Buongiorno a tutti e tutti. Io il libro ancora non l'ho letto, però ho trovato molto interessante questo discorso della chiamata, e anche la signora ha fatto la chiamata laica. Quella io credo sia una chiamata in seguito a una ricerca interiore, appunto. E allora, a questo punto, io passando attraverso Matrix, perché Neo viene chiamato, usa proprio il telefono nel film, viene chiamato però perché stava cercando qualcosa e è tenuto sotto controllo. Quando vedono che è pronto, allora lo chiamano, gli svelano la verità, la realtà, come stanno veramente le cose, perché lo considerano pronto. Inizia tutta l'iniziazione che l'eletto. In Tolkien invece l'eletto affronta il suo destino riluttante, cioè lo deve affrontare per salvare il mondo, ma sapendo che può morire e non lo vorrebbe fare. Aragorn addirittura si nasconde all'inizio, cioè è l'erede di una dei re che si sono nascosti e viene allo scoperto perché viene chiamato da Gandalf a uscire allo scoperto, a diventare quello per cui dai suoi antenati fino a lui è nato per quello. La chiamata religiosa, visto che tutte queste chiamate laiche sono per la ricerca di qualcuno che salvi il mondo, che salvi tutti, e chi chiama quella persona vuole essere salvato, vuole essere salvata, salvato o salvata, la chiamata religiosa, premettendo che il destino di morte è molto curioso, perché nella religione cristiana, io ho un'educazione cattolica e ho ragionato su questa cosa, è molto curioso che l'educazione cattolica prevede appunto la risurrezione del corpo, così però la morte è vista come una tragedia assoluta. Invece di cercare di sollecitare una tragedia, però il cattolicesimo prevede una vita dopo la morte, la risurrezione del corpo, e forse dovrebbe essere visto in maniera diversa. Però c'è Gesù Cristo che è morto in modo tragicamente, e quindi c'è quello stigma proprio.
la chiamata del parroco, del prete, che fa il clicchetto, che ho sentito, può essere intesa come la chiamata di un salvatore, e per tutti i chirichetti, la chiamata di qualcuno che è qualcuno maschio, perché le donne nel cattolicesimo possono fare solo le suore, non salveranno il mondo, può essere vista come una chiamata anche inconscia a un io cristiano che salvi il mondo e ci faccia e ci salvi dalla morte. Grazie. Allora, intanto grazie per la domanda, che è stata molto ben preparata, che è molto strategica, molto articolata, molto bella. E comunque è molto bello il riferimento a Mad Matrix. Sicuramente c'è qualcosa. Con questo libro si parla del deserto del reale, di come bisogna confrontarci, sì. Però bisognerebbe fare una riflessione teologica, se non posso fare un piccolo vizio, una mia piccola riflessione, una fase teologica della mia conversione, lo studio delle perversioni, del cuore perverso del cristianesimo, per citare uno di Žižek, che mi ha sempre affascinato, no? Anch'io sono avuto un cristiano cattolico, ma mi ha costretto a fare il chirichetto anche a me, però comunque sempre i miei studenti a scuola, davvero, loro libro, ma l'hanno preso loro. Sempre citando un mondiale, ma letteralmente questa volta. Mio padre mi ha insegnato la Bibbia, io ho bastonate, ed è vero. Quindi, poi però, a un certo punto, quando ho visto che c'era un pastore che teneva, ho volato un po', letteralmente smesso di fiorire, e io sono andato via per la mia strada, libero, non ho mai avuto, nei momenti tragici della mia vita non ho mai avuto nessun cedimento, di ritorno, di epistrofe verso diciamo, il messaggio di solidarietà cristiana. La domanda teologica che voglio fare è quanto sia, dal punto di vista diciamo, della tenuta di una visione religiosa che si pretende cattolica, universale, il cristianesimo, anche quando non è cattolico, pretende sempre, comunque, anche in maniera non enunciativa, di avere una portata universale, come si possa concepire un Dio unico, universale, padre di tutti gli uomini che scelga. Pochi si sono soffermati sull'aberrazione teologica del momento della scelta. Un Dio che sceglie un popolo e che all'interno del popolo, non necessariamente letteralmente quel popolo, scelga alcuni. Allora, Santa Agostino, mi sembra del XIII libro delle Civiltà di lei, dice che la dottrina dell'elezione, quindi della predestinazione della salvezza, fa il paio con la dottrina della predestinazione della dannazione eterna. Cioè, il discorso del grande inquisitore del Karamazov dice, fa dire al grande inquisitore di fronte al silenzio dell'innocente Cristo, noi siamo venuti qua a posto tuo, perché tu sei venuto per salvare pochi. Coloro che possono veramente recepire il tuo messaggio di salvezza sono coloro che tu hai eletto alla salvezza, ma sono una minoranza di umanità, e tutti gli altri come fanno a corrispondere ai canoni che tu hai deciso, che tu in quanto ipostasi del Dio trinitario hai deciso debbano corrispondere alla salvazione, che fa parte della schiera degli eletti, che sono stati scelti prima della creazione del mondo. Quindi io provo sempre un senso di maggiore disgusto di fronte a questa dottrina rispetto alla putrefazione. Il fatto che qualcuno si senta un eletto, beh, dopo Trump vorrei vedere le urne, vorrei vedere come hanno fatto. Cioè, il tema dell'elezione della cultura cattolica paradossalmente non è messa al centro della catechesi, diciamo così, del rituale, però dal catechismo della Chiesa Cattolica, versione del 93, poi ti dico, si dice chiaramente, insomma, intorno all'articolo 3000, adesso non ricordo esattamente quale, che la salvezza avviene solo per un dono della grazia. Cioè, il cattolicesimo non può essere anticristiano. Cristianesimo si basa nelle lettere di Paolo, soprattutto la lettera ai Romani, sul fatto che la fede è un carisma di Dio, un dono di Dio, e quindi frutto di una scelta arbitraria, dove bisogna intenderci bene il concetto di arbitrarietà. Cioè io ti scelgo, prima di metterti al mondo, di far parte del numero simbolico di 7.000 predestinati alla salvezza.
numero simbolico, non va conto, non sarà un solo settimana, ma vuol dire un numero finito. Quindi il chissarismo non era una religione trascendenza universale. Leggendo i testi rivelati, quando mi capita di parlare con persone che non hanno fatto come abbreviatore, questo dico, no, questo è il calvinismo. No, queste sono le lettere di San Paolo e molti passi del Vangelo di Giovanni. Quindi quando qualcuno ci vuole tirare dentro, ci vuole risospingere verso la nostra vocazione, che sarebbe un titolo di elezione, lo fa in nome di una religione della salvezza universale, non si rende conto di quale bestemmia contro l'umanità sta pronunciando. Sì, grazie per il suo poi voglio appunto ricordare di qua, certamente le copie del libro devono dare un po' di tempo prima di andarcene tutti, perché può lasciare libero a chi vuole. E 11:20. 11:20, ciao. Gabriella, grazie. Vuoi mi permettere questo piccolo gesto? A poco qua, ecco. Allora, io vorrei sottrarre questa parola vocazione alla sfera religiosa. Vorrei ritirarla dalla sfera religiosa e riportarla, per esempio, allora, prima di tutto nella propria psiche, che chiamiamo anima, la vita psichica interiore, è riportata alla poesia, perché vocazione è voce. E la prima voce che il poeta sente, la sente dentro di sé. Quindi non c'è qualcuno che da fuori ti plagia, ti voca, ti chiama. È una cosa, anzi, che uno sente in totale solitudine, sente affiorare una voce. E la sente una, e due, e tre, e finalmente dice forse, forse no, una vocazione alla poesia. Ecco, fatto questo esempio, perché è un esempio laico, autentico e non eterodiretto. Poi volevo fare invece una domanda a Botto, perché lui ha parlato di catarsis, e vorrei chiedergli, anche se forse io una mezza idea ce l'avrei, pur non avendo ancora letto il libro che leggerò, la domanda è: dov'è la anabasis? Perché in questo rito c'è una discesa, c'è una discesa. Ma in realtà io penso che questo libro non sia un libro destinato o obbligato a rimanere un buco. Potrebbe essere una prima tappa, non dico di un processo attento, ma che un triplo quadro ripartito a seconda delle scuole, ma possa essere un primo grande capitolo di una narrazione ancora più vasta, un ciclo, una dottoria, non so, non ci siamo messi d'accordo, quindi non abbiamo discusso, però faccio fatica che dopo un libro di questa portata possa essere lasciato il lettore appassionato, ma anche coraggioso, lì così, da boccheggiare, ci deve essere qualcosa. È un libro concluso dal punto di vista stilistico, ma dal punto di vista dei fantasmi convocati o evocati richiede qualcosa, richiede un ulteriore percorso. Non necessariamente un percorso dialettico di soluzione dell'opposizione, non è questo di cui si sente la mancanza. Ma al momento dell'albedo, sempre per restare all'interno della metafora alchemica, in questo libro è all'inizio, cioè è un percorso rovesciato, si parte da un albedo promessa di illuminazione, di salvezza, di anabasi, e però poi si rovescia in una catabasi, che però più generativa della positività, della presunta positività della anabasi, cioè paradossalmente il discendere, questo ci insegna l'Ibra, soprattutto nel mondo, nel sogno del mondo infero, che per riuscire a, come dire, a vivere fino in fondo il presente, il qui e adesso, bisogna pensare che la morte non sia qualcosa che biologicamente ci succede o ci precede, ma soprattutto succede nella vita. La morte è già presente in mezzo a noi, dentro di noi. Tu hai citato l'anima, ma la nostra anima è una figlia della morte. L'anima non ha a che fare con la vita. Questa è l'interpretazione post-aristotelica, di Bios, di Zoe. L'anima è qualcosa
nella tradizione giudiana, ma non solo, anche c'è per qualcuno, anche la storia del Rinascimento, diciamo che la dimensione simbolica dell'anima non lo scontro della natura. L'anima è qualcosa che non è in sintonia con i cicli della natura. E quindi non c'è bisogno che la morte sia qualcosa che venga dopo. I nostri sogni, abbiamo citato la vostra, dico nostra in quanto gravitiamo intorno a, così, a, alla linea tracciata dalla casa di Dice Moretti d'Italia. La dimensione del sogno, da un punto di vista, vabbè, ortodossamente, non lo so, comunque il mariano, è una dimensione che ci rimanda depressivamente verso la morte, non una morte che ci attende, una morte che noi stiamo vivendo, una piccola morte quotidiana, che viviamo tutte le volte che rispettiamo la dimensione onirica del sogno, senza ridurla a paradigmi diurni, anche narrativi. Roberto, tra le tante sue traiettorie, si è anche occupato di narratologia del sogno, quindi stiamo parlando di un tema che è molto chiaro, molto, è difficile narrare il sogno senza ucciderlo, perché la narrazione, una certa narrazione, è un'imposizione di forme, diciamo, che seguono la linea, la freccia lineare del tempo, mentre invece il tempo del sogno è un tempo sospeso. Raccontare il sogno come qualcosa che ha un prima, un durante e un dopo significa appiattirlo sulla dimensione temporale della legge. Quindi in questo libro non si sente la mancanza di una resurrezione, ma più che altro si sente l'invito a capire che questa eternità non necessariamente deve essere cercata nei vetusti ambiti che sanno di sacrestia, di incenso, di promesse, ma questa eternità forse è già presente nell'integrare la morte nella vita. Poi una battuta mia che non fa ridere, quindi non ridere, per me sono stati morti circa, secondo il cosmologo, tutti noi, meno che non sia un buddista o un induista, io non conosco le storie spirituali, ma se noi non siamo, non apparteniamo alla regione, diciamo, del ceppo del subcontinente indiano. Ognuno di noi è stato morto per circa, secondo i cosmologi, 13,8 miliardi di anni. Questo non ci stupisce. Noi abbiamo le nostre spalle, ognuno di noi, tutto ciò che esiste, compresi noi, 13,8 miliardi di anni di non vita. Quindi avere preoccupazione per cosa succede dopo, non so, potrebbe essere dal punto di vista un po' ironico, una mazzetta, non dica la morte di nessuno. Scusa, ho promesso all'assistente qui di non andare oltre le 12 meno un quarto, perché deve pulire. Veramente il mio libro, ma c'è un intervento e se c'è tempo facciamo un'altra lettura. Sì. Sull'aspetto dell'anima faremo un'altra puntata. Ho una domanda, spero sia anche me. Io sono cresciuta con un concetto della morte che sembrava quasi teorico, lontano, oppure con qualcosa che vada compatito. Per cui provare pietà si trova davanti a una persona che ha subito una perdita. Poi sono sempre io la persona che si trova davanti a una perdita. E a quel punto ero senza mezzo, perché improvvisamente la morte è una cosa reale, cioè che ho visto prima attraversare il corpo di un'altra persona e poi attraversato il mio corpo, come avete parlato prima appunto della dimensione del corpo legata alla morte. C'è un modo per inserire un po' questo tema della morte nei dialoghi quotidiani, non ovviamente ogni giorno parlare della morte, però come non qualcosa che debba, non un dialogo depresso, depressivo, ma neanche denso semplicemente a dimensione di pietà e quasi compatimento, ma come qualcosa appunto come avete scritto voi, come principio, perché se io avessi vissuto la morte solo come una fine e non come un principio, poi era stato insegnato durante l'infanzia e l'adolescenza, non so dove sarei adesso. Invece, vedendolo come un principio, l'ho visto un po' come una salvezza. Però è una cosa che mi sono fatta un pochino davanti a
un abisso, come forse mi ce l'ha detto, quando si tratta di abisso, quello abisso che guarda il cioè, e però mi sono trovata anche isolata con questo concetto della morte, cioè il principio, perché se tu parli della morte in questo modo, sei quasi ingenuo, perché non riconosci la pesantezza e la profondità che ha. E quindi per le domande se c'è un modo per facciarlo. Molto, molto interessante, magari scoprire. Stavolta c'era un amico che tu vanno a conoscere, un grande scrittore milanese, che è morto da un grande risorsa, si chiama Giuseppe Pontice, insomma, senza altro conoscete, è stato la morte in banca, pensate. Ecco, c'è nel senso che si, in fondo il grande rimosso è questo, nella stessa società. Noi possiamo avere due approcci, uno teorico, cioè la società cosa fa? Teorizza la morte per esorcizzarla. Quando la morte diventa teoria, viene esorcizzata. Quando diventa purtroppo pratica, che ripeto adesso, diventa pratica vissuta degli altri, si parla della morte degli altri, Zoya, la morte del prossimo, il nostro Zoya che è la psicanalista giungiano della casa editrice, la morte del prossimo, la morte è per i bambini, la morte è sempre teorica e del prossimo. Naturalmente nessuno non fa audience, si dice, no? Il discorso della morte è naturalmente. Tanatologie, naturalmente, e soprattutto anche a Chirichetto, sono i genitori stessi che dicono: parliamo di altro, tu sei troppo piccolo per questo. E lui si chiede: quando è che sarò ancora piccolo per questo? Naturalmente, quindi la cosa è quella teorizzata, e la cosa è quella praticamente insomma, vissuta. Il passaggio traumatico, quindi il grande spezzamento, è proprio fra la morte e la teoria. Tanto muoiono gli altri, i nonni, per esempio, e la morte come che come pratica. E poi naturalmente tutta l'evocazione di quello che prima o poi il cerchio che si stringe. L'ossessione, l'angoscia, è sempre quella del cerchio che si stringe. Come esorcizzare questo cerchio che si stringe? E abbiamo una concezione del tempo come tempo entropico che non ci aiuta. Che non ci aiuta. Sembra quasi che noi viviamo fin da piccoli, questa è la definizione che fa adesso da adulto, una calamita. Una calamita che ha una forza magnetica nei confronti di noi e prima o poi ci toccherà. Ma questo magnetismo, quando iniziamo noi a pensare a questo magnetismo, a questa entropia? C'è stato un momento della nostra vita in cui abbiamo cominciato a pensarci, e non scientificamente, ma con intuizione, attraverso il corpo degli altri. Il corpo degli altri diventa una metafora, cioè un avviso, una sentinella. Per cui il bambino non pensa ancora alla morte come morte, pensa ai morti e non alla morte in sé. Se vuoi rispondere tu. Allora, vogliamo leggere, se abbiamo tempo, questo brano, uno dei, diciamo, degli episodi, e poi dipende da dall'orario, ma stiamo andando verso la fine. Allora, per introdurre questo brano, non so se... magari crediamo una certa cioè, qua c'è sta. C'era un'usanza negli anni 60, se per fortuna è finita, oggi sarebbe punto legge, per la quale praticamente le scuole potevano fare, se moriva un asino, le scuole, anche quelle elementari, se moriva un compagno, praticamente inducevano i ragazzi ad andare nella casa del compagno morto a dargli un bacio in fronte. Non so, oggi sembra tributo molto per rendergli estremo. Ecco, abbiamo la conferma della divinità. Si andava a baciare il morto per rendergli omaggio. Ora pensate a un bambino di scuola elementare. Questo morto viene chiamato con un nome strano, Inghilterra. Il nome di una nazione che a volte c'è al sud, ci sono in Inghilterra. Ecco, leggiamo il momento dello shock del bambino quando entra nella stanza di questo compagno per appunto fare quello che il maestro Starazza, non è quasi fascista, praticamente gli impone di fare. Infatti, dal bacio sulla fronte gelida mi ritrovai in una larga camera semibuia,
le imposte appena accostate lasciavano filtrare una scia di luce che terminava sulla zampa di leone di un ampio letto matrimoniale. La prima cosa che scorsi sul letto, dietro la spalla di Giampaolo che mi precedeva, furono un paio di scarpe nere, lucide da uomo, più lunghe di un normale piede di un undicenne. Poi vidi la mano piccola di una signora seduta sul letto, col velo color carbone in testa, che carezzava lentamente un ginocchio. Dietro la signora col velo, un gruppo di anziani seduti si scambiavano parole a bassa voce. Due altre donne velate, in piedi, dinanzi alla parete a fiori, si tenevano per mano in silenzio, una di fronte all'altra, senza guardarsi. Dal soffitto pendeva una sola grossa lampadina nuda, polverosa, senza paralume, al termine di un lungo filo giallo. Anche quando intravidi sopra le schiene il maestro Starazza a chinarsi sul letto matrimoniale dalla parte opposta a quella della signora velata, la fila serrata dei compagni davanti a me coprì la scena. Poi, dalla spalla di Giampaolo e gli splendidi capelli corvini di Mara, nel frattempo era avanzata in testa alla sua fila, vidi Inghilterra. Non lo conoscevo, ma anche se mi fossi imbattuto in lui un giorno, da vivo, non lo avrei riconosciuto. Inghilterra non era umano, non era più niente di umano, e non perché portasse addosso i segni brutali della morte, una faccia stravolta di dolore, un arto spezzato, una testa sbilenca. No, niente di tutto questo. Di violento era capricciato. Su quel letto matrimoniale semplicemente non c'era nulla di un bambino di 11 anni che potesse chiamarsi col nome di un paese. Lì c'era un blocco di marmo pallido, bianco avorio, che probabilmente nascondeva un bambino. Ma non lo era. Rigido e composto come un manichino, Inghilterra stava al suo posto con le braccia allineate come cilindri di gesso lungo il corpo, le gambe perfettamente parallele dentro calzoni marroni di fustagno, le punte delle scarpe divaricate, forse troppo grandi per essere le sue, le unghie delle mani curate come quelle delle bambole, diversamente dalle mie, urlate di terra e divorate dagli incisivi. Inghilterra non era nervoso. Inghilterra non aveva nervi, né tendini, pensai, mentre lo sguardo mi cadeva sui calzini grigi di filo di Scozia, anch'essi poco adatti al piede di un bambino. Glieli avevano asportati quei nervi, o così pareva, insieme alle vene, le arterie, i visceri. Inghilterra era disossato, salassato, dissanguato. C'era rimasto l'involto. Io ringrazio il mio editore, il libro, ringrazio voi che siete qui presenti, mi sa che stanno per cacciare, sì. Per tagliare, fanno dei gesti, no, massimo, sono gesti a poco parte, sì. Quindi a questo punto c'è una parte di noi che verrà qui a mangiare, come sempre faccio dei salotti, e quindi io, appunto, se hai qualcosa da aggiungere. Io ringrazio la professoressa Roberto Caracci, Mario Porto e quanto editore. E sono molto indebito con Roberto per tutto quanto quello che sta facendo, e sta facendo anche per noi. Quindi grazie ancora e buona giornata.